I primi popoli che alzarono gli occhi al cielo per studiarlo furono i babilonesi, 5.000 anni fa. Loro riuscirono a prevedere la posizione della Luna e dei pianeti e addirittura le eclissi di Sole e Luna. Furono talmente accurati nelle loro misurazioni che insegnarono agli egizi le fondamenta dell'astronomia. Per gli egizi il punto di forza era il calendario, che nasceva dai cicli del Nilo e dalla posizione degli astri. E anche le stesse piramidi furono costruite e posizionate in base alle costellazioni. Si deve ai greci, e in particolare a Talete, la suddivisione dell'anno in 365 giorni e 4 stagioni. Ma a quel punto l'uomo aveva già capito che il tempo era ciclico e le stagioni erano un susseguirsi che segnavano metaforicamente la rinascita. Pochi sanno che il Sole, la Luna e gli astri hanno avuto dei fan di grande prestigio qui in Italia, gli abitanti della Sardegna. La dimostrazione è che molti nuraghi sono allineati secondo i punti cardinali e le pareti delle torri seguono le linee dei solstizi e degli equinozi. Nel Museo archeologico di Laconi, in provincia di Oristano, ci sono menhir che rappresentano le più importanti costellazioni. C'è un detto sardo che dice: per te calerei le stelle dal cielo, come a dire qualcosa di impossibile. Eppure, guardando il cielo della Sardegna, sembra sempre di poterlo fare.